Un traguardo storico per il Pineto, che mai era arrivato così in alto nella sua storia calcistica. È mancata la classica ciliegina sulla torta, ma alla formazione del presidente Brocco vanno solo i complimenti per aver disputato una grande stagione. Una rivincita anche per il tecnico Daniele Amaulo, che pure nel corso del campionato aveva vissuto qualche momento non semplice. I playoff del girone F se li aggiudica così il Matelica al termine di una gara che i ragazzi di Tiozzo hanno vinto grazie ad un primo tempo molto concreto e chiuso sul doppio vantaggio. Una più che buona ripresa non è poi bastata ai pinetesi per riaprire la gara, che alla fine ha sorriso alla squadra che nella stagione regolare aveva mancato di un soffio la promozione in C. Matelica in campo con il 4-2-3-1 in attacco, non c'è il bomber Magrassi che dopo la squalifica siede in panchina. Il Pineto risponde con il 4-3-1-2 con le novità rispetto alla gara di Avezzano, di Fiumara per Di Renzo e Mariani per Tomassini, non al meglio della condizione. Il comunale Giovanni Paolo II presenta un bel colpo d'occhio con il settore ospite gremito da tifosi pinetesi. L'avvio del match è su ritmi blandi con una leggera predominanza dei padroni di casa. In campo però accade davvero poco con i due portieri Krezovic e Giacchetta, spettatori non paganti. La squadra di Amaulo non soffre, ma al primo vero affondo avversario subisce la rete ad opera di Gabbianelli, che su servizio di D'Apollonia con un tiro secco ed angolato non lascia scampo a Giacchetta. Gli ospiti accusano il colpo, rimediando anche due ammonizioni combinate a Pepe e Pomante. Il Matelica ci crede, alla mezz'ora arriva ad un passo dal raddoppio ancora con Gabbianelli, che su punizione colpisce in pieno la traversa. Ma il raddoppio, come si suol dire, nell'aria, con il 2-0 che arriva così al 33esimo ad opera di Angelilli, che supera per la seconda volta il portiere della formazione abruzzese. La squadra del presidente Brocco accusa il colpo del doppio svantaggio, visto che al 36esimo ancora Angelilli, sugli sviluppi di una punizione, si rende pericolosissimo con il portiere del Pineto, che questa volta riesce a respingere e ad evitare così il 3-0 per i locali. Ma i biancazzurri ospiti non riescono ad incidere e così, senza ulteriori sussulti, si arriva alla chiusura del primo tempo con il doppio vantaggio matelicese. Il Pineto ritorna in campo nella ripresa con un piglio decisamente diverso. Al terzo Gragnoli è pericolosissimo con Krezovic che dice no, deviando il pallone in angolo. Passa un minuto e Marianeschi trova la parata del portiere del Matelica. Al quinto ci prova dai 20 metri Ciarcelluti, ma la sfera termina di pochissimo al lato. In campo si vede un altro Pineto ed un'altra partita. All'undicesimo Gragnoli ci prova di testa questa volta, ma la sfera termina ancora fuori. Amaulo manda in campo Di Renzo e Di Rocco per Fiumara e Marianeschi. Gli abruzzesi intanto continuano a spingere, ma al 20esimo il Matelica a farsi vedere con il neoentrato Tonelli, che chiama alla parata a terra Giacchetta. Nel Matelica metà ripresa c'è spazio anche per il bomber Magrassi, mentre in campo a fare la partita è la formazione adriatica, che non riesce però a trovare il gol che servirebbe a riaprire la gara. Al 29esimo tocca anche a Di Rocco, ma la mira non è delle migliori. Si arriva così all'ultimo quarto d'ora di gioco con la punizione di Pezzotti al 33esimo e la risposta ancora di Krezovic. Al 37esimo gli ospiti rischiano di subire il tris con Tonelli, che mette di pochissimo il pallone sopra la traversa. Poi al 42esimo c'è un'occasione anche per Tomassini per il Pineto e poi l'ultimo tentativo di Pezzotti allo scadere prima del triplice fischio finale di Maggio di Lodi, che chiude la gara e anche la stagione del Pineto, a cui vanno solo applausi, così come i suoi sportivissimi tifosi arrivati numerosi in terra marchigiana.